Sottotetto Caffè, Sottotetto Caffè. Eccoci, benvenuti a una nuova puntata di Sottotetto Caffè, il nuovo format della Sottotetto Records per parlare degli artisti emergenti, dei cantanti che hanno partecipato alla Quarantena Soul Challenge 1. Adesso siamo già alla 2, verrà la 3, la 4, la 5. Con me faccio un balzo virtuale di 600 km fino a Milano per salutare Stefano Iuso. Ma buongiorno, buon Fabrizio, buongiorno ai nostri amici a casa, e siamo ancora qua in casa a parlare e incontrare i nostri amici che hanno partecipato alla Quarantena Song Challenge e oggi, Fabrizio, devo dire che sono molto contento. No, anche l'altra volta ero contento chiaramente, ma questa volta gioco un po' in casa, nel senso che ho la felicità di presentare un mio praticamente compaesano quasi. Io sono originario di Castagnole Piemonte e oggi abbiamo con noi un ragazzo. Rimaniamo lì in zona, quindi. Zona, esatto, di Piobesi Torinese, cioè Castagnole Piemonte e Piobesi Torinese. Dalle nostre parti piace fare delle aggiunte così. No, vabbè, perché ci sono 4 Castagnoli, 3 Piobesi, una cosa del genere, quindi in effetti fanno bene a fare le aggiunte. E direttamente da Piobesi, quindi dalle mie terre, che collabora con tanti miei amici, sono molto contento di presentare Marco Dennino, in arte Odde. Ciao Odde! Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Eccolo, ciao Odde, piacere. Benvenuto, piacere. Sottotetto Caffè, benvenuto. Grazie. Allora, che cameretta simpatica che c'hai, è un bell'ambiente, dai. Dai, è da artista, è da artista. È da artista, sì, sì. Sei giovanissimo, tra l'altro, insomma, dai. Sì, sì. Sei veramente giovane. Allora, benvenuto a Sottotetto Caffè. Ti abbiamo chiamato, adesso ti intervisteremo, insomma, a parlare un po' di te come artista, come cantante, cantautore, per il brano che hai prodotto per la Quarantena Soul Challenge 1, che poi andremo ad ascoltare, magari ne parleremo. Ma Odde, nel senso che? Come mai Odde, questo nome? Così? Odde è l'abbreviazione del mio cognome, quindi Oddenino. Io da quando sono nato, che gioco a pallone, che Odde è il mio nome... quasi più che Marco, quasi, no? Quindi lo porto tutti avanti. Ti chiamano Odde, quindi sei rimasto. Sì, anche attualmente i miei compagni di squadra, i miei amici mi chiamano tutti Odde da sempre. So. Perché Fabrizio, perché nella nostra zona, per qualche strano motivo, cioè, valgono i cognomi. Cioè io nessuno mi conosce come Stefano a me. Tutti, sono Iuso. E infatti anche lui che vada è Iuso. Pensa a te la zona. Cioè, qua a Milano il Fabri, la Mari. No, lì non esiste. Non esiste. Vabbè, voi siete, più formali, dai. Voi siete più formali, insomma. Cognome, tutto quanto. Sì, poi disturbiamo sempre un po', però... Esatto, deve essere, parte dal cognome e lo si porta verso le 4-5 lettere al massimo. Allora, va bene. Quello a me invece, Stefano, mi chiamano sempre Fabri, Fabrizio, perché sennò quando mi chiamano col cognome di solito mi danno un calcio. Fanno, questo è Sparta! Boh! E quindi... Porca miseria. Eh sì, la tentazione c'è, in effetti. Il rischio, dobbiamo essere sinceri, il rischio... Il rischio c'è. Hai anche una tazza... Ma falla vedere bene questa tazza, dai. Io ho la tazza? Una tazza, non so dove è nata, io l'ho trovata in cucina così, non so da dove provenga, a un certo punto è comparsa. È comparsa. Io vi aggiungo quando... Cos'hai tu? Una borraccia. Borraccia. Una borraccia. Allora, io rilancio col telefono vintage invece, ecco. Bello. Adesso che ci siamo, diciamo, un po' spartiti i nostri gadget, parliamo un po' di musica. Allora, come è venuta a tua conoscenza la Quarantena Soul Challenge 1? Che cosa hai pensato quando hai visto un po' il link, il paniere dove attingere un po' alle parti musicali? Insomma, raccontaci un po' la tua esperienza. Ma allora, io conoscendo Iuso lo seguivo, insomma, nelle sue varie attività. E quando ho visto che c'era questa possibilità di costruire un brano che mi dava la possibilità sia di conoscere altri artisti, quindi altre idee, e poi avere anche a disposizione del materiale di cui non sapevo niente. Quindi il primo ascolto mi ha dato un'idea e da lì sono partito, insomma, e poi l'ho cercata di sviluppare, portare avanti, farlo ovviamente più mia possibile, perché sennò diventa complicato e difficile.
però ho appena ho scoperto questa possibilità, l'ho colta, perché era anche una possibilità per migliorarmi, per crescere, per confrontarmi con altri. Cioè è stato bello vedere da dove si è partiti tutti più o meno dallo stesso materiale e dove si è arrivati, no? Cioè totalmente delle idee totalmente diverse, poi ognuno ha sfruttato un po' il suo stile di fare musica, no? Quindi è stata una figata pazzesca, bellissima. Bravissimo, e questo era esattamente lo scopo della sfida, del giocare con la musica un po' tutti insieme, che infatti attraverso Sottotetto Caffè stiamo sentendo, intervistando, conoscendo insomma tantissimi artisti in tutta Italia, e lo scopo è esattamente questo qui. Ma Stefano, vogliamo a questo punto sentire direttamente il brano della quarantena? Ma certo, ma certamente. Allora, però abbiamo la fortuna appunto di avere un performer oggi, quindi non devo schiacciare tramite la mia regia di qua per far avviare cose, ma il buon Odde ci eseguirà il suo brano che si intitola... Si intitola Quest'Italia ce la fa? Non lo so, non gliel'ho dato, quindi non ci avevo pensato, mi hai colto impreparato. Ok, il titolo. No, vabbè, comunque lui è fantastico, perché anche lui, come è successo anche per altre persone, mi ha mandato prima una versione, poi ti ne mando un'altra, corretta. No, è oggi mi ha telefonato poco fa per dirmi, guarda che sono andato ancora avanti, ne ho fatta ancora un'altra, l'ho ancora modificato con il mio amico Sam. Che bello, dai, sentiamo allora, sentiamo. Musica live. Un tempo limitato, quindi ho cercato di... Poi dopo di lavorarci sempre di più, insomma, per cercare di perfezionarla dal mio punto di vista come piaceva, insomma. E dopo parleremo anche dei tuoi collaboratori, anche, infatti, perché questo è un argomento molto ampio. Prego, io sono curiosissimo di sentire la nuova versione della canzone. Anch'io, curiosissimo. Prego, Odde, live. Chi dice che nessuno mai ce la farà? Bene, non ha capito che cos'è la libertà. C'è un silenzio assordante, ci tremano le gambe, la notte che non vede l'ombra di un passante. Ma questa è l'Italia e forte sopravviverà. Sono abrasioni e cicatrici che poi ricucirà, leccando le ferite, lezioni impartite. Chi l'ha detto che da questo l'uomo non imparerà? Ti prenderò per mano, ma l'uragano mi riporta in riva. Il tuo sussurro da lontano mi manca, divento all'urlo di chi respira. Ti prenderò per mano, ma l'uragano mi riporta in riva. Il tuo sussurro da lontano mi manca, diventa l'urlo di chi respira. Allora usciamo sui balconi con la chitarra tra le mani e canteremo tutti insieme. Quest'Italia ce la fa. Siamo ancora tutti interi e domani è il nostro ieri. Siamo tosti, siamo veri, quest'Italia ce la fa. Per fortuna avremo sempre gente pronta a lottare, che rischia la vita e del suo lascia passare, per un mondo migliore, per vedere le ore passate di un figlio in un parco a giocare, la mano di un padre, la carezza di una madre, l'amore della famiglia che ci fa emozionare. Noi siamo dentro questo, ma si sa, dalle ceneri di un fuoco si rinascerà. Ti prenderò per mano, ma l'uragano mi riporta in riva. Il tuo sussurro da lontano mi manca, diventa l'urlo di chi respira. Ti prenderò per mano, ma l'uragano mi riporta in riva. Il tuo sussurro da lontano mi manca, diventa l'urlo di chi respira. Allora usciamo sui balconi con la chitarra tra le mani e canteremo tutti insieme. Quest'Italia ce la fa. Siamo ancora tutti interi e domani è il nostro ieri. Siamo tosti, siamo veri, quest'Italia ce la fa. Bravissimo! Oh, ma che bello! Bravissimo! Grande.
contento, vi piace, dai, meno male, meno male. Molto. Allora, molto, molto, veramente bella. Io ero rimasto un po' alla versione, forse, non so, 6-7 versioni fa, Stefano. Non lo so, era sui balconi, insomma. Invece l'hai costruita poi alla fine tutta quanta, bravissima, Odde. Molto, molto bella la canzone. Molto bella, complimenti, anzi... Ti posso suggerire, se, dato che poi insomma, questo programma ci permette anche di confrontarci, sentendo un po' la canzone, questa nuova versione, di darti anche un suggerimento sul titolo. Te lo posso dare? Dai, allora, certo. A questo punto la canzone, dato che ho riconosciuto un po' alla fine, qualche parolina l'ho riconosciuta, insomma, dove hai il titolo, io la chiamerei Uragano a questo punto la canzone. Il titolo okay. Diritto. Fa parte della canzone, una parola chiave. L'uragano è confusione, è stordimento, è il periodo che stiamo vivendo adesso. Quindi, esatto. Tra l'altro, diciamo, è molto originale come titolo, quindi sui social e sui digital si trova facilmente. Quindi, Uragano di Odde. Stefano, che secondo te? Secondo me bomba, eh? È un ottimo suggerimento, cavolo. Bello. Mi piace il titolo, devo dire, bellissimo. Bene, sono una situazione di imbarazzo. Ah, bello! Sì, tipo, vabbè, poi lo cambio. Bello, 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 non lo darò mai. Bel titolo. No, complimenti, mi piace questa versione ultimata della... Sì, abbiamo semplicemente pensato, io e Samuele, che poi vabbè vi racconterò bene chi è, di cercare un collegamento che andasse bene tra la strofa e il ritornello, perché essendo scritti uno da la strofa da me, il ritornello faceva parte del materiale in parte, non era forse proprio scritto così, però l'ho modificato un po', e quindi era difficile collegare le due cose. Allora abbiamo deciso di fare una parte di ponte semplicemente e di metterla, legarla, insomma, certo. Amalgamarla. Certo. Ci siete riusciti benissimo, dai. Onoste. Sì, ma veramente bene. Hai citato una persona e io, guarda, vorrei entrare in questo vortice di persone che so che frequenti per realizzare i brani e quant'altro. Raccontaci un po' proprio come un tuo brano, come di solito, tranne che questo periodo di quarantena, chiaramente, come nasce, come cresce e come poi va per il mondo? Dici un po'. Ma allora, l'idea parte sempre da me, da come mi sono alzato quel mattino. Sono abbastanza istintivo, quindi se mi parte il minuto lo scrivo tutto e lo finisco e poi ci lavoriamo sulla scelta di alcuni vocaboli, parole. E normalmente io porto il mio brano con la chitarrina, con i miei tre accordi. Io non sono un chitarrista assolutamente, ho suonato tanti anni il basso in tantissimi gruppi, però non sono un chitarrista, faccio gli accordi base, quindi porto il mio brano così, molto... molto scarno, tra virgolette, però è utile perché dà la possibilità a chi lavora con me poi di riuscire anche a non essere totalmente vincolato da quello che gli porto, quindi che riesca a manifestare anche lui la sua forma d'arte, insomma, che è la cosa, secondo me, importante, se no non me lo faccio da solo, insomma. Mi fido di quelli con cui collaboro e quindi gli porto il pezzo così. Dopodiché io gli lascio, lavoro col Ciabotto Studio, che conosci molto bene, certo. E dove abbiamo Simone Ferrero e Edoardo Luparello, che è anche il mio batterista, tra l'altro, Edoardo Luparello, e niente, loro si occupano proprio della struttura del brano, di riuscire a far valorizzare il brano e soprattutto nella scelta del sound, quindi normalmente è lui che mi imposta ovviamente valutando Edoardo sulle sezioni ritmiche e poi venendo da me guardiamo insieme, insomma, che ci convinca e ci piace. Questo è il primo percorso. Poi per la scelta delle parole, per la scelta in alcuni casi anche proprio della sequenza di accordi, per non gravare sempre sul povero Simone che ha sempre mille cose da fare, c'è il mio tastierista Samuele, insomma Cal, e anche per le parole Dario, che invece è un grande paroliere, quindi sta sempre magari trovarmi quella parola che mi dà ancora di più il significato che volevo dare in quel momento, insomma, molto bravo.
Bene. Va bene, io posso per salutare Simone e Edoardo. Che, insomma, cioè, che l'hai conosciuto anche tu, è vero, sì, sì. Che li voglio salutare, insomma. Dai. Cavolo. Beh, questo è tutto bello, vedi, la musica unisce, la musica fa gruppo in tutta Italia, insomma, ormai è così. Ma ci sono anche canzoni nuove, Odd, che stai facendo, quindi che progetti futuri che devono uscire, raccontaci un po'. Sì, guarda, di canzoni nuove, te le conto, le ho segnate qua, sono 21, poi devo definirle, però sono, doppio album, sono, ne tiro fuori tante, poi facciamo una cernita, le scegliamo, le modifichiamo, no, ne facciamo, scrivo tanto, anche a volte delle cose che subito non mi convincono, poi incredibilmente trovano una svolta. E adesso stiamo lavorando al singolo di quest'estate, che si chiama Poporopo. Eravamo un po' combattuti perché avevamo un'idea di video molto, diciamo, mucchio selvaggio. E non si può fare. Non si può realizzare così, ma... Lo realizziamo ugualmente, diversamente, riusciamo comunque a farlo e quindi non anticipo nulla, però si farà, insomma, sono molto contento. Quindi Poporopò, questa è una bella news, dai. Yes. Stefano, anche te sei... Io ti chiamo Stefano, perché no, siamo quasi fratelli, anzi, diciamo che l'età potrei essere tuo zio, fratello, forse no. Ma collabori anche te, insomma, dato che sei lì vicino, insomma, ci metti le mani anche te? Allora, non direttamente, nel senso che, soprattutto mesi fa, per via traversa mi sono arrivati degli audio, io ho dato dei miei pareri, consigli, così, forse Marco nemmeno lo sa, però è capitato più, esatto, perfetto, è capitato più di una volta. E poi l'ho conosciuto, appunto, qualche mese fa a casa di Edoardo, il batterista, appunto, e... no, non ho mai collaborato direttamente, in maniera diretta non c'è mai stata occasione, ma spero che ci sia. Allora, io voglio farti un complimento, nel senso, spero che lo prenderai come tale, perché il tuo atteggiamento mi ricorda quello, e spero che tu abbia una carriera vagamente anche alla metà simile, del buon Jovanotti. Cioè, mi ricordo il tipo di artista che sa benissimo la sua dimensione, sa circondarsi di persone che hanno la loro cifra stilistica e con loro far nascere e crescere dei brani, cosa un po' atipica anche per le nostre zone, perché nelle nostre zone di solito, in provincia di Torino, io conosco bene come il clima da quelle parti, vige un cantautorato un po' più stretto, farsi tutto da solo, un po' di invidia, un po' di non sempre non è piacevolissimo, ed è molto bello invece vedere quando nascono delle quello che dovrebbe essere sempre, a mio parere, una crescita positiva, è aggregativa in maniera positiva, un affrontare positivamente la musica, e perché cioè, musica, cosa c'è di più positivo della musica, dannazione, e quindi sono molto contento. Io spero che tu abbia un percorso vagamente simile, stai cominciando secondo me molto bene, perché l'atteggiamento è quello giusto, mi auguro che tu possa continuare su questa lunga strada. Andrebbe bene anche un decimo di Jovanotti, credo. Ma anche un centesimo, vedete, anche un millesimo, guarda. Vabbè, sei giovane, Jovanotti, quindi insomma. No, ha creato un evento incredibile la scorsa estate, che è impensabile da chiunque. Spettacolare. Ma lui è un mio punto di riferimento, nel senso che da bambino avevo una cassetta di quelle lì, proprio sono credo uno degli ultimi della mia generazione che ha ancora avuto la macchina tipo la Tipo, che infilavi le cassettine dentro, le giravi, le riavvolgevi, no? Quello che voi sapete meglio di me, insomma. Dico già anche la cassetta, è quella dove c'è l'ombelico del mondo, immagino. Bravissimo, quella. Praticamente io ho ascoltato per tipo viaggi come... Torino fino in Puglia in vacanza, sempre quella cassetta. Ma cioè, involontariamente, pur non volendo, è praticamente impossibile che Jovanotti non sia, poi adesso vabbè, mi piace tantissimo, però che non mi sia entrato un po' quel tipo di approccio, no, nella musica, perché ho vissuto praticamente 3 anni, 4, 5, non lo so, a sentire solo quello. Sempre lo stesso CD, tra l'altro. Cioè. Fantastico, fantastico. Che bella cosa. Va bene, Stefano, allora ci siamo. Odd è veramente un ragazzo veramente bravo. Sì. Sicuramente farà qualcosa a
parte già ha una discografia già di un personaggio maturo, 22 canzoni a 22 anni. Devo ancora farle perché bisogna dare tempo al tempo, se no me le brucio. Piano piano, piano piano, piano piano, singolo dopo singolo, dopo singolo. Esatto. E sicuramente, insomma, sicuramente usciranno. Allora, che vogliamo fare, Stefano? Che qua mi stanno chiamando al telefono, scusate che... Sì, va bene, vengo, ho capito. Vengo. Mangiare. Chiamato che il tempo stringe. Ma io sentirei ancora una canzone almeno, dai. Allora facciamola veloce, dai. Altro live. Vai, veloce. Si chiama Cambiato questo pezzo, lo trovate anche su YouTube. Mi manchi più dell'aria nello spazio, mi manchi come manca il tempo, come faccio? Mi manca la gara a chi mangia più Nutella, mi manca stringerti sui fianchi, ma quanto sei bella. E questo viaggio m'ha cambiato, essere lontani rende il mondo meno dolce. Aspetto il giorno in cui sarò tornato, ti prenderò a capote roro, toleremo dentro un prato, perché tu m'hai cambiato. Sei la mia casa, il mio tempo, amore mozzafiato, perché tu m'hai cambiato. Prendendo me accetti bello e brutto tutto d'un fiato, perché tu m'hai cambiato. Tu m'hai cambiato, oh oh. Mi manchi quando sono solo e viene sera, mi manchi punto e basta, se non ci sei la vita è nera. Mi manca urlare in viaggio canzoni fino a mattina, mi manchi ogni giorno più di prima. E far la guerra per le coperte, alla fine quanto è bello, ti faccio vincere se no ti incazzi sul più bello. Quando ti corichi sul mio petto in un detre, ti addormenti e mi fai sentire un re. E questo viaggio m'ha cambiato, essere lontani rende il mondo meno dolce. Aspetto il giorno in cui sarò tornato, ti prenderò a capote roro, toleremo dentro prato, perché tu m'hai cambiato. Sei la mia casa, il mio tempo, amore mozzafiato, perché tu m'hai cambiato. Prendendo me accetti bello e brutto tutto d'un fiato, perché tu m'hai cambiato. Sei la mia casa, il mio tempo, amore mozzafiato, perché tu m'hai cambiato, oh oh. E correremo fino a mattino, rincorreremo le lucciole fino a Torino, passando dentro il Valentino, contro vento, contro mano, come un aeroplano che decolla contro un uragano. Io prenderò la tua mano, di nuovo unite dopo un anno lungo e lontano, ricordando di amare solo chi ha scelto te ed è disposto a dividere il suo cuore insieme a te, perché tu m'hai cambiato. Sei la mia casa, il mio tempo, amore mozzafiato, perché tu m'hai cambiato. Prendendo me accetti bello e brutto tutto d'un fiato, perché tu m'hai cambiato. Sei la mia casa, il mio tempo, amore mozzafiato, perché tu m'hai cambiato, oh oh. M'hai cambiato, 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 mai cambiato, oh oh. Mai cambiato, mai cambiato, oh oh. Mai cambiato, mai cambiato, oh 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 oh. Grazie! Bravo, Odde, bravo! Guarda, a parte la canzone è veramente carina, molto fresca e giovanile. Anche tu mi hai cambiato la giornata, era un po' così, era un po' triste stamattina. Meno male, l'obiettivo è quello. Anche tu mi hai cambiato la giornata. Allora, Stefano! Sì! No, è bellissima sta cosa. Dove eri andato? Al bagno? Dove stai? Sì. C'è la tenza qua, è il secondo caffè che ancora non è arrivato, quindi ti blocco. Allora, veramente carina la canzone, eh? Veramente Odde, veramente un giovane artista, ma già la sua linea definita, già insomma sembra quasi un artista che ha la sua dimensione, anche se è giovanissimo, e quindi è veramente bravo, sono molto contento che ha partecipato alla quarantena social challenge 1, speriamo che faccia anche la 2 e magari chissà, vorrebbe essere anche far parte della famiglia della sottodirettore, questo non si sa mai, certo. In futuro, vedremo, dai. Assolutamente. Allora, che vogliamo fare? Allora, vuoi diciamo dire a chi sta adesso guardando, ascoltando un po' i riferimenti social, dove ti trova, su Instagram, su Facebook, certo. YouTube? Allora, su Instagram, basta che cercate Odde Official,
Invece per quanto riguarda invece YouTube c'è sempre il canale che ha lo stesso nome, comunque basta che scrivete anche solo Odde col titolo di questa canzone che vi ho cantato cambiato, oppure Odde sei come il funky, e mi trovate nei due singoli che ho pubblicato. E poi su Facebook invece è Marco-Odde, perché Facebook così voleva. E quindi lo so, Facebook è così, fa un po' insomma, alle tue regole se ci pare. Va bene, andate a cercare Odde su tutti i social, perché è veramente bravo questo ragazzo, insomma è forte, sicuramente lo scopriremo più in là, sono sicuro che qualcosa uscirà. Allora Stefano. Certo, buon Fabrizio, io sono contentissimo di questo episodio, Sotto Caffè ci lascia sempre questi regali ottimi, questi caffè con le persone, insomma, che abbiamo conosciuto. Ma che bella cosa poi questa cosa del Sottodetto Caffè, insomma, che possiamo conoscere artisti di tutte le parti d'Italia, sentire musica live, vederci. Permette di confrontarci, di fare anche alla fine, cioè come abbiamo visto prima, anche della musica insieme, musica live insieme, un confronto proprio live. Ma certo, noi facciamo queste scusanti qua, infatti io invito anche i nostri ascoltatori di partecipare anche alla Song Challenge, Quarantena Song Challenge 2, che è attualmente online, ci sono sul nostro Facebook, trovate il modo per poter scaricare la cartella, partecipare, perché noi cerchiamo di trovare modi per mischiare, fare un po' di rete, cercare di mischiare un po' i progetti, perché magari quando finirà questo periodo di lockdown si potrà di nuovo tornare a fare i concerti, si potrà di nuovo tornare a fare cose di persona, così magari potrà essere utile, potrà essere simpatico, magari un concerto diviso, magari chi lo sa, canzoni. Ma sì, dai, è confronto, ecco come è successo con la prima Quarantena Song Challenge. Esatto. Sono uscite tante canzoni, tanti inediti, chi più o meno finito, noi abbiamo pubblicato una release, noi interni da Sottodetto Records, volume 1, che è tutti digital, però permette di confrontarci, conoscere altri artisti, magari chi partecipa, ecco, ha il nostro supporto, la nostra piccola esperienza, il nostro aiuto anche per finirla, per modellarla al meglio. Quindi insomma partecipate, scaricate il link e magari poi insomma ci rivedremo a Sottodetto Caffè prossimamente, insomma. Esatto. Va bene, vogliamo salutare il Giovanotti di Piove Torinese. Il Giovanotti di Piove Torinese, fantastico. Grazie Marco. Marco, ciao. Con noi, spero che ci possiamo vedere presto, ci sentiremo presto comunque. Assolutamente sì. Ciao ragazzi, ciao. Ci vediamo. Ciao Marco, ciao, è stato un piacere. Ciao ciao. E va bene, buon Fabrizio. Sì, ottimo. Bella cosa. Sei contento. Dai. Ragazzo, è veramente forte, veramente bravo, insomma. Questo è molto fresco. Molto, veramente, sì. Molto fresco. Allora, ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo episodio di Sottodetto Caffè. A presto, allora, amici da casa, avrete presto un altro episodio di Sottodetto Caffè, prendete un caffè con noi e col nostro prossimo ospite, che chissà chi sarà. Chi lo sa, lo scoprirete lunedì. Solo guardando. Ciao. Seguiteci, Sottodetto Caffè. Sigla. Ciao. Sottodetto Caffè. Sottodetto Caffè. Thank you.